Benvenuti in un altro Supa Tuba. Oggi siamo qui per portare a termine un altro dei nostri supereroi o supercattivi. Quale sarà? Non lo so. Andiamo a vedere le votazioni. Quindi salve! Quindi per il prossimo Supertuber stravince un altro dei nostri carissimi Spicy Boys, ormai una leggenda sul tubo. E si tratta proprio di Tech4Play, uno dei Spicy Boys mancanti. Sembra che sia questa la tendenza degli ultimi Supertuber, ovvero completare gli Spicy Boys. Alquanto inaspettato e all'inizio molto combattuto, vince Super Cattivo, cioè Tech4Play sarà super cattivo. Nei commenti ho visto cose del tipo: regà, Tech cattivo, ma siete seri? Lui che ha detto tre parolacce in tutta la carriera di YouTube. Quindi tecnicamente non nella sua carriera da YouTuber, ma nella carriera di YouTube stesso. È proprio YouTube stesso che in tutto il tempo finché è esistito Tech non ha detto se non tre parolacce al massimo. A quanto pare dentro di lui cova il male del super cattivo. Tra i superpoteri sempre suggeriti da voi, ho suggerito scienziato meccanico folle, cowboy rinnegato, stile Red Dead, o crea oggetti dal corpo, come Momo di My Hero Academia, cosa che mi sarebbe piaciuto fare, ma forse più adatto ad un personaggio femminile, piuttosto che a Tech, che stravince appunto lo scienziato meccanico folle. Sarà quindi un misto tra un Dr. Octopus e lui, forse, me lo immagino almeno così, non con i tentacoli, o forse, non lo so, sicuramente il tutto alimentato dalla Redstone, un Minecrafter, se lo posso chiamare così, affermato come lui, un tipo molto tecnico nei suoi video, che da quel che so insegna molto a far cose complesse, merita come minimo di avere la Redstone in mano per far capire la sua solidità nel genere di Minecraft. Come al solito io andrò in live per fare questo videolo per disegnare il nostro caro Tech, proprio perché è allarmante quanto sia utile farlo in live. La mia mente da sola ha molta fantasia, ma mai quanto tante persone messe insieme che suggeriscono cose intelligenti più o meno utili per far venire un disegno più bello, tutto qui. E mi piace almeno il mercoledì che posso, che mi forzo, creare un'occasione di interattività tra di noi, di gioia, scambio e amore. Potete qui vedere che già ho le mie immagini di riferimento, ovvero due facce di Tech e una Redstone. Solo così, solo questo. Non mi voglio far influenzare da altri riferimenti, per quanto io sia abituato a farlo, a mettere molti più riferimenti. Mi farò aiutare soprattutto dalla chat. Quindi noi andiamo in live ora, facciamo lo schizzo e poi ci riaggiorniamo, suppongo. Tra 3, 2, 1, via! C'era una volta un bambino piccolino che si mangiava un suino. Bene, cari bambolotti, abbiamo finalmente finito lo schizzo. Come potete ben vedere, ci siamo lasciati prendere la mano, come al solito. Ultimamente accade molto spesso, così come con Emerald. Dovevamo partire dal concept scienziato pazzo che utilizza la Redstone come sua fonte principale di energia o cose, non lo so, e si è venuto fuori uno scienziato pazzo con la passione di Indiana Jones, perché ha il cappello di Indiana Jones, che ha sostituito una buona parte del corpo con parti robotiche e meccaniche che, alimentate via Redstone, gli permettono di volare, per esempio per quanto riguarda gli stivali con i propulsori, o per quanto riguarda questo magnifico cannone con tutti gli adesivi, perché a quanto pare il nostro Tech4Play è in fissa con gli adesivi, appena ne ha uno ne attacca sul suo cannone, no? Di innumerevoli adesivi, ma risalta all'occhio quello Spicy, che appunto va a richiamare gli Spicy Boys, chi ha la collana, chi ha l'orecchino, chi ha il coso attaccato ai capelli del pirata, che era Emerald. Lui ha un bellissimo adesivo. Essendo qualcuno dei Spicy Boys supereroi, qualcuno super cattivo, questo fa intendere un pochino della lore che condisce i nostri supereroi, i nostri Spicy Boys, che una volta magari erano un gruppo coeso, solido, ma che poi si sono andati a separare per chi è andato a seguire la parte del male e chi è andato a proteggere la parte del bene. Cosa sarà successo che ha diviso gli Spicy Boys? Cosa avrà portato il nostro buonissimo Tech4Play
Play, a schierarsi dalla parte dei super cattivi, a impazzire per la Redstone, a forza di costruire su Minecraft è andato fuori di testa e voleva di più, sempre di più, e questo è il risultato. Come potete vedere, ogni strumento in genere fa esplodere fuori come un sistema di raffreddamento queste nuvole di polvere di Redstone, appunto. Ma direi che quindi a questo punto possiamo anche inchiostrare velocemente. Ok, iniziamo tra 3, 2, 1. Bentornati carissimi fringuelli. Come potete vedere abbiamo finito l'inchiostrazione. Non che sia cambiato molto dallo schizzo che avete già visto, quindi mi fermerò poco. Grazie all'inchiostrazione si vedono semplicemente meglio i dettagli, che alcuni hanno preso ispirazione dalle armature tipiche di Dragon Ball. Quindi ha un che richiama Akira Toriyama, come queste placche, no? Con le righe, che non so se saranno appunto gialle, proprio per richiamare Dragon Ball così, non so perché. Le nuvole di polvere si intende, si fanno... Si capisce ora che sono nuvole di polvere, almeno. Si capisce che dietro di sé ha delle bombole contenente questa Redstone. E c'è sicuramente un errore anatomico al punto della spalla che ormai è troppo tardi per correggere e non ho voglia di farlo. Yes! Quindi direi di proseguire con la... colorazione? Tra 3, 2, 1... BAH! Oddio, abbiamo finito. Oh mio Dio. Oh my goodness. Oh mio Dio. Porca zozza. Ciao carissimi, era ora che finissimo questo disegno come al solito. Da quelle che dovevano essere massimo 3 ore di produzione, come mi ero imposto tempo fa, fatte in live, a quanto pare non sono in grado di mantenere tale imposizione. Finisce che ci metto 5 ore, 6, non lo so. La parte dello schizzo e dell'inchiostrazione l'abbiamo fatta tutta in live, cioè ha richiesto 3 ore, e la parte della colorazione l'ho fatta per cavoli miei poi. Anche questa ha richiesto circa 2 ore. Ok, non stiamo migliorando affatto. Lo potete finalmente vedere qui finito, il nostro carissimo Tech for Play. Un solo livello per luce e ombre, poche sfumature, poche pippe perché volevo accelerare, ma nonostante ciò non mi sembra di aver guadagnato poi così tanto tempo. Se un altro, mi piace l'effetto della polvere di Redstone, mi piace molto il cannone, gli adesivi sopra il cannone, la palette di colore scelta mi piace molto, devo dire tutto sul metallico con un bel tocco di rosso fiammeggiante, o se vogliamo dire, visto che ieri è stato San Valentino, rosso della passione. Che magari invece la maggior parte di voi l'hanno passato da single, a picchiarvelo forte forte come se vi dovesse dei soldi. Andiamo quindi ad aprire lo sfondo e a buttare dentro il nostro Tech for Play all'interno della schiera dei super cattivi. A vedere quanto grande sta diventando la nostra schiera di supereroi e super cattivi. Questo mi fa capire che sto disegnando moltissimo, che nel 2018 ho disegnato tantissimo, perché se ci pensate ho iniziato questa serie a metà 2018, siamo a febbraio del 2019 e questi sono tutti i supereroi che abbiamo prodotto fino adesso, supereroi e supercattivi ovviamente. Uno dei miei preferiti probabilmente rimane The Long Gamer come esito, ma adesso andiamo a mettere in mezzo ai bei cattivi qua un bel Tech for Play. Tech for Play, biatch! Lo possiamo mettere nell'angolino qua in alto, si vede molto bene il cannone, a meno che poi non arrivi qualche altro super cattivo
a ostacolarlo? Pensavo, saremo vicini alla fine di questa serie, della serie dei supertuber, ma pensandoci mancano un sacco di youtuber piuttosto famosetti là fuori, gran parte degli Illuminati Crew, ad esempio, ne abbiamo fatto soltanto un membro composto da una coppia, uno dei disegni più fighi, si può dire, di Camper e Spawn, Yai Noob Channel. Manca ancora Vegas dei Mates e altri grandi youtuber, quindi secondo me Supertuber ha ancora per un po' qualcosa da darci, ancora della vita da vivere. Ricordo a tutti che è inutile votare me perché non mi farò se non per chiudere la serie, per mettere un punto finale alla serie, perché tutto ciò che inizia prima o poi ha una fine, come la vita. Moriremo tutti prima o poi, sappiatelo. Non che sia una novità. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ringrazio di essere stati in questo tempo insieme a me, avermi dedicato dei vostri minuti preziosi. Adesso però rilassatevi, toccatevi i capezzolini con il mignolo, strofinate forte forte e fatevi emozionare dalla mia voce. Questo era Electric.